Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Oggi giocheremo a Block and Load. È un gioco che è attualmente in fase di beta ed è un incrocio tra un FPS classico e una sorta di Minecraft. Adesso vi faccio vedere il perché. Andiamo a iniziare. Ninjas, do it. Questa è la selezione del personaggio in cui potremo scegliere uno tra i sei personaggi disponibili. Ogni personaggio ha armi diverse e blocchi diversi, da qui proprio il paragone con Minecraft. I blocchi andranno piazzati poi all'interno delle mappe, adesso vi farò vedere appena inizia. Facciamoci un giretto. Con chi ci possiamo fare un girettino? Una pazza. Vediamo il cacciatore, no? Vediamo i blocchi un attimino. Cosa prendere? Pier trap. Boh. Ci piazziamo la bomba. Skin, possiamo prendere solo questo. Andiamo così. Ok, eccoci qua. Allora, il gioco è diviso in due parti principali. Quindi, nella prima parte, come potete vedere, ci sono delle barriere che dividono le due zone, quindi quella nemica dalla vostra, in cui dovremo costruire dei potenziamenti e dei ripari per i due cubi che abbiamo in base. Questi cubi sono in pratica le nostre parti principali, quindi sono da difendere dai nemici. Sono questi. Uno è questo e l'altro è lì in fondo. Allora, con quest'arma gatteriamo, quindi prendiamo risorse per poter piazzare i blocchi in giro. Potete vedere all'inizio tutti gatterano un po'. Allora, con i numeri da 1 a 6 scegliamo quello che vogliamo piazzare. Quindi in questo caso prendiamo con l'1. Col tasto destro del mouse piazziamo. Queste sono delle torrette che serviranno a fare un po' di danno ai nemici. Proviamo a piazzarle qua in giro. Noi continuiamo a piazzare le nostre belle mascherine che fanno danno, sparano dardi. Aspettiamo qua dalle imboscate. Ah, combat knife. Fare una sorta di torretta. Cazzo, è arrivato. Copriamo un po', che qua cazzo nessuno ha coperto una minchia. La vedo del colore della merda sta partita, perché ci sono i cubi che sono praticamente senza copertura da nostre parti, non capisco perché. Moriremo subito, sicuro. Ok. Come potete vedere, le barriere sono cadute e inizia un po' lo scontro con la squadra avversaria, quindi ci stanno già tirando perché vedo arrivare. Ci mettiamo a sparare, va?
Bam. Bam. Questo è un nemico, già. Spariamo con il nostro fucilone. Vi ricordo che siamo dei... Porca troia. Siamo dei cacciatori. La nostra base è già sotto attacco. Come vi dicevo, abbiamo impazzato la roba a cazzo, e quindi sicuramente moriremo. Vediamo un attimino se riusciamo ad arrivare a chi cazzo sta. Cercando di farci il cubo. Eccolo qua. Bastardo. L'abbiamo fatto. Cerchiamo trappole. Bene, il nostro cubo è già bello fuori, quindi proviamo a ricoprirlo un pochino. Sono andati già tutti all'attacco. Ciao, proviamo ad andare all'attacco anche noi dalla loro base. Porca troia. Ah, ci hanno fatto. Andiamo lì. Cazzo di nemico. Fanno male di più. Ah, cazzo. Certo. Abbiamo il cubo che è una merda. E logicamente moriamo subito. Ormai questa partita è andata, credo. Proviamo a far qualcosa. Vediamo se riusciamo ad ammazzare questi. Vabbè. Un paio l'abbiamo fatti, no? Andiamo a vedere se riusciamo a coprire. Cioè, noi li tiriamo. Porca troia, che pelo che ci ha fatto sta cosa. No, l'abbiamo segato. Prendiamo un po' di cubi per piazzare un po' di cose da coprire il nostro core. Ecco qua un bel ninja che sta arrivando, che non so se è morto. Non credo. Ah, oh, la madonna. Cos'è? Cazzo è arrivato? Ma guarda lì quel merda che ci tira. Come vedete, più si gioca più si distrugge il tutto. Andiamo a uccidere un altro. Andiamo a fare sto stronzo che è qua sopra, che sta tirando. Ecco, ci hanno fatto il cubo. Abbiamo perso. Bene. Benissimo. Ok. Questo era un primo sguardo a quello che è Lock and Load. Un gioco, vi ricordo, ancora in fase di beta. Un po' incasinato per i miei gusti, però magari può piacervi. Vediamo quando uscirà, come sarà, quindi le varie classi, se ci saranno nuovi... nuovi blocchi, nuove armi o quello che sarà. Al momento vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!